Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi devo assolutamente sistemare la mia stanza perché è un caos totale e non riesco più a viverci, quindi durerò delle ore, ma pazienza. Direi di iniziare subito con il video. Non so bene da dove iniziare. Probabilmente vorrei mettervi i trucchi lì, Qua ho dei trucchi nuovi che ho comprato e magari ve li mostro tra un attimo. Lì ho della roba nuova, altri vestiti e vabbè, tutto qua, i vestiti da sistemare qua, i trucchi che ho qua dentro. E, ok. Qua lascerei i trucchi che uso tutti i giorni per andare anche a lavoro, quindi tolgo questa, che la mettiamo via, tolgo questo blush e anche questo. Anche questo e anche questo che non vi ho mai fatto vedere in azione, ma è abbastanza brutta, nel senso che mi fa molta macchia, molto molto su. Mi fa molta macchia, non si sa bene, non so bene come applicarlo, devo capire, ma non mi piace molto. Anche qua devo fare un po' di decluttering, questo devo riprendere a utilizzarlo perché è super mega bella, quindi devo riprendere ad utilizzarla e cercare di finire sì un po' di terra perché qua è un casino. Anche questa, adesso che mi sono già un po' sono meno abbronzata, diciamo, potrei riusarla, però non lo so, anche questa forse la do via perché non la uso mai, tengo per tutti i giorni andare a lavoro. Era bello, molto bello il colore, un bronzer super luminoso, caldo, quindi adesso la tengo fuori, così facciamo un po' anche di spazio. Metto via anche questa e questa cipria, ve la tengo da tutti i giorni, ma questa magari cambiamo, facciamo girare, ora la metto via. Ok, per ora così. Qua questi pennelli da tutti i giorni non li uso, questo è un prodotto nuovo. Ora mettiamo qua. Ah, questo lo cercavo, quindi direi di togliere da qua. Il temperino è qua, non mi ricordavo. Anche questa la metto qua. Le altre cifre non so dove siano, saranno in giro. E poi volevo mettere via questo. Qua in fondo diciamo che non c'è niente da buttare, magari tengo questa da tutti i giorni, cerchiamo un po' di finirla, lasciamoli qua, l'eyeliner sì, questi sono tutti i pennelli da lavare, ho già l'ansia, fantastico, sopracciglia, spugnetta da lavare, questo ok, questi non mi serve, questo neanche, questa neanche, un burro cacao, va bene. Allora, via, via, via. Matita asciugato, via, questo è da lavare. Da tutti i giorni uso questo, questo. Non so cosa mettermi, non voglio mettere eyeliner, metto questo pottino che è fantastico. Dopo pulisco, anche questo da lavare, questo da tutti i giorni. Allora, la mia super borraccia che devo bere, ne devo bere almeno due al giorno. Voi non le vedete, ma ce ne sono altre tre. Occhiali via, queste le mettiamo nel... Qua dentro cosa c'è? Ciglia finta e brillantini, direi questa direi di metterla nelle borse. Mamma mia, la cosa che odio di più sono mettervi i vestiti. E questo cassetto che utilizzo per metto dentro un po' di cose a caso, ma in realtà forse è meglio sistemare a caso. Salviettine, queste lascio fuori che pulisco. Questo per i capelli, quindi vanno da un'altra parte. Un gel pirina non va qua, fazzoletto,
tutti, salviettine, lascio qua per pulire, questo non va qua, questo è la mia taglia di Victoria's Secret, ma via, questa non va qua, i profumi non vanno qua e neanche questi campioncini. Qua rimettiamo dentro solo pinne per capelli, una forbicina, queste mascherine le mettiamo da un'altra parte che in bella vista così non mi piacciono. Qua metto tutti i campioncini che ho trovato in giro. E anche qua ne ho un po' di davvero, eh. Ok, allora adesso cerchiamo di pulire qua in cima, così un pezzo l'abbiamo fatto. Oddio, questa candela non so mai com'è. Forse è meglio scioglierla così poi ho un porta qualcosa. Questo per ora qua, poi arriviamo a sistemare anche lì. Profumi, via. Questo è anche finito. Però potrei tenerlo per ricaricarlo, che io adoro Alien. Allora vi mostro questa roba così poi la metto via. Ho comprato il correttore, questo Body Suede della Too Faced, e ho preso un light beige, basta, quindi voglio provarlo, magari dopo faremo, poi farò un video dove lo provo, perché dato che è il correttore amato di sempre ho voluto provarlo, quindi per ora il correttore. Beh, questa è una crema antistaminico perché mi è venuta una piccola allergia. Questa è sempre un'altra di quel tipo, presa in farmacia ma non funziona niente. Poi ho preso questo della Drunk Elephant, un autoabbronzante che dicono che si può mettere anche nella crema, nel fondotinta. Comunque voglio provare assolutamente anche questo. La commessa me l'ha venduto come bronzer liquido, ma boh, non penso proprio. Poi leggerò meglio. Poi comunque in un video voglio assolutamente provarlo. Campioncino da mettere via. Allora, poi ho preso, che anche questo voglio provarlo, una combo pazzesca di matita labbra e rossetto liquido di Morphe. Oddio, quando l'ho visto volevo impazzire. Allora, la matita è la, vediamo, Bite Me, ok, e il rossetto è, per non sbagliare il nome è meglio farlo vedere, quindi voglio subito questa combo, penso sia una fantastica cosa, ma devo provarla. E poi ho preso, sempre di Morphe, questo pennello per il fondo e la spugnetta. Anche questa la proveremo magari in un video, provo delle cose nuove. Vi faccio vedere anche qua, così svuoto anche questa. Qua ho preso da The Zenith questo corsetto fatto così, con gli spallini in pelle e, cioè insieme in pelle, con questi brillantini, e abbinato c'era la sua mutanda, cioè era da comprare per forza, ma non userò mai perché quel tessuto qua super sintetico finto è bruttissimo, cioè non so se rende, ma anche dentro, cioè guardate dentro comunque dove si appoggia la pelle, è proprio sintetico, quindi però era da comprare insieme e io volevo lui.
E poi questo bellissimo body, cioè immaginatevelo sotto a una giacca, sopra con un jeans, vedete, va giù a body, qua super bello che si apre, e le spalline sono stupende con il pizzo che si appoggia sulla spalla e questo taglio bellissimo. Quindi ora metto via queste e anche queste. Questi che ho preso da Primark, non so se le mollettine le mettiamo da un'altra parte. E qua per ora metto le robe che voglio provare. Quindi ritiro fuori anche questo. Così le proviamo. Ok, allora qua metto via i trucchi e lavo anche questi pennelli. Questi sono tutti da lavare. Questo rossetto. Qua metto via i trucchi, super ciprie, palette e palette fondi, qua dei cotone, forcine, temperino che va qua. Allora devo capire come riorganizzare questo. Iniziamo a pulire un po', questa è super vecchia, la butto. Siamo. Su questo mobile non lo so, non so cosa fare. Adesso vedo là la fine spolvero, magari questi se non sono scaduti è ora di mangiarli. Bene, 12:07:21. Da buttare polverata e qua boh, vedo di sistemare qualcosa, ma anche qua. Allora, per i capelli, allora queste per ora le mettiamo qua. I capelli, vediamo di fare un po' di decluttering. Vabbè, spazzola, questa vorrei lasciarla fuori perché la uso un po' per profumare l'ambiente, non mi piace molto sul corpo. Questa maschera di Olaplex non mi ha fatto impazzire, non lo so, devo riutilizzarla, da un po' che non la uso. Questo oglietto, super buono, lo tengo, quasi finito. Questa, ora recupero questa cremina, ma è favolosa. Questa qua di Angel of Beauty, crema per i capelli, riparatore, eccetera, eccetera. Fantastico, non so, voglio buttarlo. Boh. Allora, qua cosa abbiamo? Questa potrei tenerla qua fuori per spruzzarmela.
Questo, boh, senti, non mi ha fatto impazzire di Sephora, ma lo tengo ancora. Anche questo, olio di argan, molto buono. Questa è una crema corpo, quindi qua non c'entra niente. Uno shampoo secco, ma niente di che. Riparatore GHD. Shampoo, lo tengo di là, se no mi dimentico di usarlo. Anche questi li uso per un po' l'ambiente, quindi li lascio fuori. Questo invece è, oddio, cos'è? Non mi ricordo. Questa è una crema sempre per riparare il capello. Questa è l'acqua salina, no, cos'è? Per i piercing. Sodio, oddio, non mi ricordo per cosa lo usavo, inquietante. Qua abbiamo i due oglietti. Finito questo? Ah no, ce n'è ancora, molto buono. Questo anche super buono, sui capelli ne va davvero poco perché sennò li unge. E qua abbiamo i tappi di uno e due. Ah no, allora avevo già fatto del cluttering qua. Però comunque. Qua dietro c'è anche il cofanetto della GHD e questi quindi li mettiamo qua. Perfetto. Ora passiamo a questo. Quindi qua dentro ho dei campioncini di creme. Queste scatole mi piacevano, ma devo trovare un modo di usarle. Qua ho qualcosa per i capelli, vediamo di sistemare. Molto carino. Qua un altro casino dove tengo i gioielli, i gioiellini, cose molto frivole. Ma direi di sistemare. Qua ho cambiato un po' la disposizione, l'ho messo per così, qua voglio tenerlo un po' chiuso che se no si fa troppa polvere. Qua ho messo una scatolina con un braccialetto, qua degli elastichetti e appunto qua le collanine. Ora pulirei questo, anche qua una pulita veloce. Mamma, sono stra indietro, ho già passata un'ora, fantastico. Ora, dopo un'ora e mezza di solo pulizia di scrivania, eccetera, eccetera, vado a farmi un bel pranzo, perché tutta questa fatica mi ha fatto venire molta fame. Quindi andrò a mangiarmi qualcosa e poi riprendo a sistemare i vestiti, che è la parte che più odio in assoluto. Con lo stomaco bello pieno, pronta per sistemare il caos lì, e manca anche quella mensola là. Quindi ripartiamo. Finito, non mi sembra vero. Allora,
Allora, qua ci sono solo delle borse, il borsone perché oggi andrò nell'altra casa, la borsa, borsa tutti i giorni. Letto, è sempre un po' complicato, perché come me il letto attaccato al muro è molto difficile fare il letto, è odioso. Qua ho dato una bella spolverata, anche qua ho dato una bella pulizia. Allora, quelle scatole lì probabilmente le butterò o vedo se ci stanno in qualche cassetto. Li ho spolverato, qua in cima ho spolverato, qua ho pulito tutto, ovviamente devo ancora pulire i pennelli, ma quello lo farò un altro giorno. E so anche che un altro giorno dovrò fare il cambio armadio, quindi mettere le robe invernali sotto, le robe estive sopra. Qua ho sistemato, qua ho messo le mollettine, pennelli puliti e lip balm, comunque scrub, piuttosto che appunto balsami labbra. Qua ho messo un po' di cose per la pulizia del viso. Qua prodotti nuovi che devo provare e che andremo a provare. Tolgo questa. Qua ho messo, vabbè, il mio profumo, queste lucine, questa candela e questo appunto piattino con dei profumi di mini size, perché se non uso questo delle volte prendo su questi. Qua ci sono anche dei campioncini che devo finire di provare, di mollettine super easy. Qua ho sistemato un po'. Allora, vabbè, ho alcuni libri, delle scatole, i miei bigliettini da visita. Anche qua ho cambiato disposizione, questo era rivolto verso di qua, aperto. Adesso ho messo un po' più attaccato il tutto, così ho anche un po' di spazio qua. Qua ho cambiato molto. Allora, ho messo questi due cestini alla fine, con roba per capelli, fasce, elastichetti, tutti i miei campioncini, quindi almeno li vedo meglio. E qua i campioncini di profumo. Qua per i capelli è un caos, però ho trovato questo che era in bagno, lo voglio tenere qua. Alla fine questo lo tengo di qua perché mi è più comodo. E basta. Bello quando è tutto pulito. Spero questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, tenuto compagnia. Fatemelo sapere con un pollice in su. Iscrivetevi al canale se vi va. E basta, io vi mando un super bacio, ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!